Possiamo dire che è stata una delle più belle partite della stagione, forse la più bella partita della stagione vista al San Filippo per intensità, per qualità delle due squadre? Diciamo di sì, loro sono partiti forti nel primo tempo, hanno giocato meglio di noi e sicuramente meritavano il vantaggio, sono stati bravi specialmente con i tre centrocampisti a metterci in difficoltà. E noi meno bravi a non leggere quella situazione. Poi nel secondo tempo la partita è cambiata, abbiamo segnato, forse meritavamo di passare in vantaggio anche rischiando in qualche occasione. Una reazione rabbiosa, resta un po' di rammarico perché questo 2-1 il Messina avrebbe davvero potuto segnarlo. Sì, infatti il rammarico c'è per come siamo usciti, per le occasioni che non abbiamo concretizzato, però il calcio è questo, dobbiamo accettarlo. E niente, un grazie ai miei compagni per l'annata fantastica e un grazie specialmente ai tifosi che quest'anno sono stati eccezionali. Con Chiaria una grande coppia, 28 gol, eppure lui 11 li ha segnati praticamente nella seconda metà di stagione. L'impressione è che ci siano davvero le basi per fare benissimo anche l'anno prossimo. C'è un progetto, Messina non si deve fermare alla C2, alla vecchia C2, perché già la città ti chiede sempre di vincere. Noi deve rimanere la stessa mentalità di quest'anno e il prossimo anno cercare di andare il più avanti possibile. Queste due squadre saranno protagoniste anche al piano superiore, anche l'Ischia insomma potrebbe recitare un buon ruolo, società permettendo. Sì, ma l'Ischia è una società forte come la nostra e sicuramente dirà la sua anche il prossimo anno. È possibile delineare un po' le gerarchie? Forse è troppo presto, si parla bene della San Benedettese, altra bella piazza. Adesso si deve parlare di rilassarci, di andare in vacanza perché dopo un'annata pesante, perché è stata pesante, vincente, è giusto che ci rilassiamo. In conclusione, un tuo bilancio personale, l'impressione è che rispetto a un anno fa, anche dal punto di vista fisico, sei cresciuto tantissimo, poi insomma il contributo sui due lati del campo l'abbiamo lodato tante volte. No, abbastanza bene, ci voleva la ciliegina sulla torta e andare avanti in questa competizione e vincerla, purtroppo non ci siamo riusciti e rimane questo piccolo rammarico, però non dobbiamo dimenticarci tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Sul tuo futuro neanche oggi ci vuoi dire nulla, ancora non hai deciso? La volontà da parte mia e quella della società è quella di continuare, vedremo in settimana, anche se c'è poco da parlare.